Amici di Directa Sport, siamo a Ghilarza, benvenuti al Walter Frau, da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Ghilarza Bosa e la 21esima giornata del campionato di eccellenza con le squadre. Ancora Azzei che va giù con troppa facilità. Di Angelo non molla Samba, lo sradicava il pallone dai piedi e ci riesce. Lui va un po' a pestarsi i piedi con Azzei, prova a mettere ordine a Patteri, bella giocata sullo stretto, va giù Patteri, c'è calcio di rigore per il Ghilarza. Patteri si è ben destreggiato in aria, ora il calcio di rigore, va Caddeo, passa in vantaggio il Ghilarza al decimo minuto del primo tempo, la trasformazione perfetta di Mattia Caddeo, dunque cambia il risultato al Walter Frau di Ghilarza, è passata in vantaggio la squadra di casa con l'undicesimo gol in campionato di Mattia Caddeo. Led anticipa Caddeo, meglio ora il Ghilarza sulla seconda palla. Chessa cerca il taglio di Azzei, palla interessante, giù Azzei nel contatto con Di Angelo, altro calcio di rigore per il Ghilarza. Nuovamente duello individuale tra Caddeo e Akenza, è già pronto il 14. Danza sulla linea Akenza, fischia Isu, parte Caddeo sotto la traversa, raddoppiato il Ghilarza, altro calcio di rigore, altra realizzazione, la dodicesima in campionato per Mattia Caddeo. Punizione per Mastromanino, colpo di testa di Paolo Carboni, eccolo il primo intervento di Massimo Fadda che arriva al 34esimo. Battuto ancora da Mastromanino, palla che rimane lì, calcia Di Angelo, alto. Punizione già battuta, Mattiello calcia da lontano, Fadda sicuro. Caddeo, spalle alla porta. Oppo di prima, a cercare e trovare solo per un attimo Azzei. Ancora Caddeo. 20 metri, il destro di Azzei ha bloccato Akenza. Di Angelo non controlla Paolo Carboni, Caddeo al limite, prova a far girare il destro, palla che termina sul fondo, ha cercato la tripletta Caddeo. Pischedda dialoga con Ongania. Avellino, Di Angelo, Pischedda in area di rigore, Pischedda la mette, colpo di testa di Di Angelo, largo non di molto, molto bravo qui sullo stretto Cossu che subisce fallo ma non c'è più tempo, fischia tre volte Federico Isu di Cagliari, è finita al Walter Frau di Ghilarza, ha vinto per 2-0 la squadra di Ivan Cirinà.